prima era un po' relativa al tempo che stiamo vivendo, che Papa Francesco ha definito in modo efficace, dicendo che la nostra non è tanto un'epoca di cambiamenti, quanto piuttosto un cambiamento d'epoca. E effettivamente tutti noi registriamo nella nostra vita quotidiana, ormai a livello globalizzato, in maniera molto diversa nel nord, ancora nord-occidente opulento del pianeta rispetto all'Africa o a certe zone dell'Asia o all'America Latina, tuttavia questi sconvolgimenti toccano un po' tutti gli aspetti, diciamo, della vita, del cosiddetto villaggio globale e ci riguardano molto molto da vicino. Personalmente non sono tanto incline a parlare di crisi dell'epoca moderna, quanto piuttosto di travaglio, cioè è il termine che io preferisco utilizzare, perché come succede in ogni epoca di grande cambiamento, e questa è del tutto inedita, la provvidenza ci fa passare attraverso prove, circostanze nuove, realtà, pensiamo alla tecnoscienza, eccetera, da una parte affascinanti, dall'altra parte dense di problematiche che ancora non sappiamo dominare, però il termine travaglio mette l'accento sul fatto che la provvidenza non ci abbandona, ma ci sta accompagnando ad assumere con responsabilità questa fase, e a far sorgere una vita nuova, un ritmo di vita nuovo da quello che ci manda. E come la domanda suggeriva, evidentemente tutto questo vediamo che ha una forte incidenza sui fedeli. Noi tutti siamo passati da una fase che è durata sostanzialmente fino al 72-73, insomma 2 o 3 anni, 4-5 anni dopo le prime conseguenze del 68, in cui, per fare un esempio, solo per fare un esempio, la pratica di pietà, nella nostra diocesi era molto molto elevata, certamente, s'aggirava intorno al 75%. Ecco, oggi, con grandi differenziazioni, con grandi differenze, se mettiamo insieme tutta la diocesi, quindi teniamo ben presente ancora certe zone del Forese, siamo sì e no intorno al 20%. Quindi questo dice bene l'espressione che avete usato così nel suggerimento che mi avete dato, cioè l'annuncio della fede sembra scivolare via. Ecco, non usate questa espressione, non ancorarsi, cioè non entrare nella vita delle persone e della comunità umana, civile, e l'Europa sembra, come disse una volta Papa Benedetto, aver tagliato il ramo dell'albero su cui stava seduta, le cosiddette radici cristiane, e noi siamo tutti, tutti interrogati, perché, e voi l'avete profeticamente scoperto appunto fin dagli anni 30 e poi in maniera rinomata dal 52, siamo tutti soggetti ecclesiali. È finito, grazie a Dio, il tempo del laico come cliente, al di là dei clericalismi che ancora possono resistere. Insomma, tuttavia, questo è un punto di non ritorno, anche se, come voi dite, giustamente ci domanda molta formazione, ci domanda un lavoro. Molto, questo ancoraggio ha bisogno di un lavoro formativo molto analitico. In questo senso,
sono molto contento di apprendere la cura della persona all'interno della comunità, a cui voi nella vostra proposta come dire, prestate così tanta attenzione. Io penso che una prima cosa che dobbiamo evitare, che mi sembra molto consona anche a tutta la storia personale di Razzati, è di fare piagnucolii o rimpianti di epoche passate, di continuare a avere lo sguardo voltato indietro, lamentandosi di tutto quel che andava, cioè sprofondandosi in una sorta di permanente tessere gordet che non porta poi da nessuna parte. Cioè, quindi questa è la prima cosa che dobbiamo con forza assolutamente escludere. E allora, se non facciamo questo, dobbiamo interrogarci su cosa siamo chiamati a edificare oggi e come possiamo farlo. Sono queste le due domande. Allora, da questo punto di vista, io credo che il nostro è un tempo di scoperta o di riscoperta, ma preferirei dire scoperta, del peso del soggetto personale e comunitario all'interno della vita della Chiesa e della vita della società. E da questo punto di vista l'impianto che ancora oggi il Presidente ha delineato è molto significativo, no? Perché si vede in questa forma di consacrazione laicale, di istituto secolare, una messa in evidenza del soggetto personale che però non è mai disancorato dal soggetto comunitario, no? E questo credo che sia un'esperienza singolare vostra, molto, molto precisa, favorita dalla scelta di stare immersi nel secolo, come dire, prescindendo da un'opera che tenga insieme, mi spiego, ma vivendo il lavoro così come condizione primaria, che è quella anzitutto di mantenersi e di dare una mano ai propri cari e a quelli che ci stanno a cuore. Poi però è soprattutto una grande modalità di partecipazione all'iniziativa creativa della Trinità e a quella redentiva di Cristo, insomma, quindi non per nulla il tema del Cristo Re è centrale nella vostra esperienza e in fondo niente come il lavoro, se è inserito nella consapevolezza globale dell'essere pienamente uomini e quindi cristiani, niente dice questa struttura di partecipazione all'offerta totale che Cristo ha fatto di se stesso per liberarci dal peccato e dal terrore della morte, cioè, perché il lavoro è proprio ciò che a ben vedere dà la dignità piena alla persona e ci prende anche il maggior tempo, concretamente il maggior tempo della vita, perché non dedichiamo nessun altro tempo comparabile a questo. Certo, va tenuto in connessione col fenomeno degli affetti, col riposo, con l'affronto delle problematiche del male morale, del male fisico, del dolore, della sofferenza, della morte, della condivisione del bisogno, della pratica della giustizia, dell'edificazione di un'amicizia civica in una società plurale, quindi complessa come la nostra. Però resta un punto cardine. Allora, se noi leggiamo il Vangelo, io dico spesso ai giovani, fate l'esperienza di prendere una volta 3 ore per leggere tutto di fila il Vangelo di San Marco, perché vedi cosa vediamo, cioè, vediamo che Gesù è uno che parla con autorità. Qualche giorno fa l'abbiamo letto nella liturgia ambrosiana con molta chiarezza, dopo che Gesù ha detto che bisogna costruire sulla roccia,
il popolo dice: questo è uno che parla con autorità, non come gli scribi farisei. E l'autorità da dove viene? Viene dal fatto che lui era coinvolto personalmente con quel che diceva. Quindi il soggetto personale deve essere questo qui, deve essere uno coinvolto con quel che dice. E la comunità è come la realtà che fa da contrappunto alla persona, perché senza la comunità, senza l'altro, la persona alla lunga smette di conoscersi, si conosce propriamente parlando nella relazione, si conosce lì. E tant'è vero che Gesù ci ha detto: quando due o tre di voi si riuniscono in nome mio, non si riuniscono, riunire si uniscono tutti adesso, ma in nome mio io sono in mezzo a loro, no? Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi abbiamo bisogno di persone e di comunità attrattive. Papa Francesco ha detto che il cristianesimo si comunica non per egemonia, ma per attrazione. Se ho letto bene taluni testi, o avendo avuto occasione qualche volta di ascoltare il professor Lazzati a partire dal convegno del 76 e poi i primi incontri in cui si tentò di far incontrare varie realtà su stimolo di Brasca all'inizio, prima della, cioè varie realtà ecclesiali, eccetera, lui aveva una coscienza molto chiara di questo dato, che la città dell'uomo non doveva essere il luogo dell'egemonia, ma il luogo della testimonianza, non il luogo della militanza, ma il luogo della testimonianza, a meno che la militanza sia intesa bene, sia intesa come testimonianza e non intesa come conquista. La Chiesa non deve conquistare nessuno, noi non siamo un partito, non siamo un'azienda, non siamo, noi siamo gente investita dal dono della fede per pura grazia e quindi pieni di gratitudine vogliamo comunicare ai nostri fratelli uomini la bellezza di un vivere così. Ecco, quindi io credo che, ecco, voglio fare solo un'ulteriore nota bene su questo punto, e cioè non dire testimonianza e non egemonia, dire testimonianza e non militanza, dire attrattiva significa l'umiltà e il coraggio di porsi, ognuno col proprio temperamento, c'è chi è riservato e delicato, chi è più pugnace, eccetera, però porsi come segni concreti della bellezza dell'esperienza cristiana come via per un compimento. Quindi questo è quello che... Ecco, da questo punto di vista io dico sempre che, anche contrariamente a una certa visione teologica che, grazie a Dio, però è un po' caduta negli ultimi 20-25 anni, non c'è momento storico, non c'è situazione storica, per complessa che sia, in cui non si possa comunicare con semplicità la bellezza dell'incontro con Cristo, che tende a coinvolgere, condividendo il bisogno dell'uomo, tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle. Insomma, ecco, in questo senso sono un po' contrario alla tesi della preparatio evangelica, cioè che si debba fare prima una preparazione. No, si è, cioè, il cristianesimo è un modo di essere uomini fino in fondo. Vivo gli affetti in un certo modo, e la verginità indica questo, vivo il lavoro in un certo modo, pratico la giustizia in un certo modo, al di là delle mie fragilità, dei miei peccati, che non sono una obiezione di principio, casomai sono un rallentamento che invoca la misericordia di Dio e il suo perdono. Ecco, questo secondo me è molto importante, perché l'epoca dell'ideologia, che noi abbiamo vissuto acutamente
in Italia tra il 70 e il 90, 92, eccetera, invece c'ha un po', cioè, ha portato a dimenticare che l'analisi assolutamente necessaria deve essere in capo ad un soggetto personale comunitario che già vive l'esperienza della fede, se vogliamo parlare di cristiani. Non è che c'è da fare prima l'analisi e poi, quando abbiamo sott'occhio tutto, allora possiamo inventare una strategia missionaria. Io sono profondamente lontano a questa sottolineatura, dico sempre anche i miei sacerdoti, a questa sottolineatura sempre più marcata, questa mistica la chiamo dei lontani. Ma chi è lontano dagli affetti, dal lavoro, dal riposo? Nessun uomo, nessuna donna è lontano da lì. No. Quindi, e Gesù è venuto per essere via, dice Sant'Agostino, alla verità e alla vita. No. Quindi dobbiamo un po' finirla, altrimenti diventiamo un po', appunto, lamentosi, lodiamo il tempo passato e poi diventiamo noiosi. Insomma, è la fatica di quel che Pavese chiamava il mestiere di vivere, che i nostri contemporanei sono costretti ad assumere. Penso a quelli della media generazione, che sono il problema per noi, che non sono contro nella grande maggioranza alla proposta cristiana, non sono contro, semplicemente non vedono più il nesso tra un'esperienza vissuta attraverso l'Eucaristia, la parola di Dio, eccetera, eccetera, e la loro esistenza quotidiana, per mille motivi. La cultura del lavoro è cambiata radicalmente, ha scombinato i tempi della giornata in termini, basta vedere cosa c'era oggi sulla strada venendo su da Milano, per capire che quando uno si è fatto 2 ore di coda per arrivare a Giussano o a Erba, per non dire a Lecco, è chiaro che alla sera dopo cena non verrà più alla riunione che il prete combina. Insomma, cioè, noi dobbiamo andare noi verso loro secondo modalità differenti. Insomma, questo è un'urgenza di cambiare. Ecco, questa è un po', diciamo, la visione che io ho e che trovo molto confermata nel vostro stile di consacrazione laicale. Io credo che i numeri che sono stati dati sono molto significativi per un istituto maschile in un tempo come il nostro, che non sia una congregazione religiosa, la quale può muovere molti oltre che per il motivo personale, per l'opera, ma vediamo adesso che razza di crisi attanaglia tutti, sia le congregazioni maschili che femminili, da questo punto di vista. Ecco, quindi invece penso che la consacrazione laicale, cioè che è impostata su una vita vissuta integralmente nella fede all'interno della Chiesa, con tutto lo spazio, come dire, critico e costruttivo che ognuno deve avere, purché stia ultimamente sotto l'obbedienza dei 3 fattori di cui parla Dei Verbum, e cioè la tradizione, la scrittura e il magistero. Io credo appunto che questo sia uomini che vivono così e che restano immersi nel secolo, come tutti quanti vivono l'indole secolare in pienezza, sono decisivi per la crescita o per il rinnovamento, per la riforma, per ridare una nuova forma bella alla Chiesa, più confacente al tempo presente. Ecco, questo, ecco, da questo punto di vista sono molto lieto che la vostra esperienza sia nata a Milano, e prendo molto sul serio la suggestione del postulatore anche circa il favorire il cammino della causa di Lazzati, stimolando la preghiera, cioè anche raccogliendo testimonianze, anche piccole, come lei le chiamava, di grazie varie, che magari non si configurano ancora come il miracolo, ma ecco, questo è un po' il quadro che
la sensibilità, ecco, che l'arcivescovo esprime. Benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. E dove il tuo Spirito ha chiamato il venerabile Giuseppe Lazzati a custodire e portare la pienezza nell'intelligenza della fede e nella carità, la consacrazione battesimale in una sequela totale a Gesù Cristo Re.